Siano lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, il tema di questa sedicesima domenica del tempo ordinario è quello del pastore, a cui fa chiaramente da contraltare quello delle pecore, il tema delle pecore. Nell'omelia di ieri sera io ho cercato di illustrare come, a detta della prima lettura, il pastore per antonomasia è uno, cioè è Dio, il quale però ordinariamente per esercitare questa sua cura nei confronti delle persone si serve di collaboratori umani che, si dice nel nostro parlare comune, ne fanno in qualche modo le veci, dovrebbero rappresentarlo e dovrebbero quindi adeguatamente condurre le pecore per pascoli erbosi, cosa che, a quanto ci dice la prima lettura, non sempre succede. E cosa che anche a quanto ci dice il Vangelo non sempre succede, perché Gesù vede una folla sterminata di gente, come pecore senza pastore, nel senso privi di fondamenti solidi a cui fa riferimento, perché Gesù si mette a insegnare loro molte cose, quindi è gente che brancola nelle tenebre dell'ignoranza, che non sa cosa fare, che non sa come raccapezzarsi, diciamo noi nel linguaggio comune, nella vita, e che ha bisogno di essere in qualche modo guidata. Ora, in questa seconda omelia, io vorrei e fare un passaggio ulteriore e occuparci di un tema. Come faccio io, che voglio fare la pecorella, a essere in qualche modo certo che un pastore umano, quindi, mi guida secondo il cuore di Dio e non mi porta fuori strada? Allora, bisogna fare un pochino di catechismo adesso, no? Perché un pastore ti guida bene se ti guida secondo quello che Dio insegna e secondo quello che Dio vuole. Ma dove lo va? Io come faccio a saperlo? C'è un modo con cui possiamo in qualche modo orizzontarci e difenderci? Bisogna saperle alcune cose, per cui è bene parlarne qualche momento insieme. Allora, voi sapete che Dio ha parlato all'umanità attraverso una cosa che tecnicamente si chiama rivelazione. Se voi studiaste un pochino di teologia, c'è una risposta sbagliatissima che ti bocciano subito all'esame e una risposta corretta a questa domanda. C'è qualcuno che dice: che cos'è la rivelazione? Risposta sbagliata, la Bibbia. La Bibbia non è risposta proprio del tutto sbagliata, ma è risposta sommamente incompleta. Perché la rivelazione è data dalla Bibbia, abbiamo sentito parola di Dio e parola del Signore, ma anche dalla tradizione della Chiesa e dal Magistero. C'è una triplice fonte della rivelazione. Perché? Avete mai provato a leggere la Bibbia da soli? Invece un sacco di gente che dice: padre, posso leggere la Bibbia? Dico: buon divertimento. La rivelazione, cioè, Dio fa, io non lo so perché fa così, cioè ci sto pensando e più tempo passa e più mi riesco a orizzontare, no? Ma nella Bibbia non c'è, come dire, un trattato sistematico, mo faccio una battuta, speriamo che il nostro Signore non si arrabbia, a me mi dicono tutti quanti che sono sempre chiaro, sintetico e conciso. No, la Bibbia non è affatto così. La Bibbia è tutta frastagliata, ti dice mezza cosa di qua, mezza cosa di là, poi c'è un capitolo, sguerre, squartamenti, date, morti, cose, ammazzati, poi alcune espressioni sono ambigue, per cui sembra ci stanno mezze eresie. Tutti gli eretici si sono appoggiati a delle interpretazioni balorde di qualche passaggio biblico su uno studio della storia della Chiesa. Quindi la Bibbia di per sé stessa te dice tutto il contrario di tutto, quindi c'è bisogno di qualcuno che dice: allora, dentro questo magma, dove è contenuta certamente la volontà di Dio e la sua luce, come faccio io a capirlo bene, a estrarlo fuori? Il primo criterio è questo: la tradizione della Chiesa che cos'è? Chiaramente, fin dai tempi apostolici, quindi già nel Nuovo Testamento abbiamo le lettere di San Paolo e di San Pietro, ci sono stati i discepoli di Gesù, come dire, coloro che hanno in qualche modo incarnato il ministero di pastori e di insegnanti. Già gli apostoli l'hanno fatto nel Vangelo, no? Questi si sono succeduti nel corso del tempo e alcuni di questi sono stati particolarmente autorevoli. Anticamente si chiamavano padri della Chiesa e poi si chiamano successivamente dottori probati. Voi sapete che nella Chiesa, perdonatemi se sono un po' oggi scolastico, vorrebbe sapere alcune cose, ci sono i santi canonizzati, ma i santi sono quelli che sono stati degli eroi nelle virtù, sono stati dei grandi cristiani, d'accordo? Non necessariamente dei grandi maestri, d'accordo? Non è esattamente la stessa cosa. Santa Maria Goretti era analfabeta, quindi è stata una grandissima santa, ma certamente
era dottore in maniera molto molto, cioè ha dato un grande insegnamento di vita con il suo sacrificio, ma non ha scritto, come dire, degli scritti spirituali tali che se io posso andare a vedere, ecco, Santa Maria Goretti mi ha fatto una bella lezione sulla castità, l'ha fatta con la vita, non l'ha fatta con gli scritti. Ecco, però se vado a leggere alcuni autori, le lezioni sulla castità e sulla morale l'hanno fatta non soltanto con una testimonianza di vita coerente, ma anche con degli scritti particolarmente illuminanti. Allora, questi autori, quando vengono canonizzati, fatti santi, hanno un titolo supplementare. Gli viene dato il titolo di dottore della Chiesa. Cosa vuol dire dottore della Chiesa? Dottore non è il medico, d'accordo? Dottore si usa anche nel linguaggio comune, no? Uno che è laureato è dottore. Questi sono laureati nella fede, cioè danno insegnamenti autentici, autorevoli, in linea con il deposito della fede, di cui ti puoi fidare nella materia di cui sono competenti. Vi faccio qualche esempio di qualche dottore. Sant'Alfonso, che lo cito spesso e che ho studiato molto, è il patrono dei moralisti e dei confessori e dottore della Chiesa. Quindi se tu sei un prete e vuoi imparare bene come si confessa, ti devi leggere i scritti di Sant'Alfonso, in particolare l'Auro Libretto della Pratica del Confessore. Se vuoi avere le idee chiare in tema di morale sessuale e morale generale, ti devi leggere gli scritti di Sant'Alfonso, perché è molto chiaro ed è molto esplicito, perché su questo lui è esperto. Se vuoi capire bene che cos'è la mistica, ti devi leggere altri due autori, che sono San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, che sono due dottori della Chiesa. Dottori perché cosa? Perché sono gente che ha vissuto delle esperienze mistiche, che ne ha parlato scrivendo, e quindi che vuoi sapere che succede quando uno vede la Madonna? Leggi degli scritti di Santa Teresa e ti spiega che cos'è un'estasi, ti spiega cos'è un rapimento, ti spiega cos'è un volo dello spirito, d'accordo? Te lo spiega chiaramente con tutte le cose della fede, non è che tu una volta che l'hai letto, se non hai fatto esperienza, non lo puoi capire fino in fondo, però qualcosa sì, d'accordo? San Bernardo, da Chiaravalle, chiamato Doctor Marianus, quindi vuoi una buona dottrina sulla Madonna, vuoi capire bene chi è la Madonna, qual è la sua funzione nella Chiesa, leggi gli scritti di San Bernardo, per quello che ti dice stai tranquillo che è perfettamente, e così via. Quindi dentro questa tradizione della Chiesa ci sono questi autori che cosa hanno fatto? Hanno mantenuto nel corso del tempo una dottrina intatta, d'accordo? Perché c'è un principio fondamentale nella nostra fede. Ve lo dico prima in latino e poi in italiano, che è questo: semel verum, semper verum. Cioè, se una cosa è vera sempre. Quindi ciò che era vero nell'anno 34, d'accordo, quando San Pietro predicava agli ebrei, è vero anche nel 2015, tale quale, non c'è nessuna differenza. Io non posso nel 2034 stravolgere la verità con la scusa che stiamo nel 2034, che ancora non ci siamo arrivati, non lo posso fare, se quella cosa è vera. Come faccio a capire che quella cosa che San Pietro ha predicato nell'anno 34 è vera e magari non era una sua libera opinione personale? Devo verificare che nel corso di 2000 anni quella cosa è stata ripredicata, rinsegnata e confermata come autorevole da più autori probati. Questa è la tradizione. E poi c'è un terzo passaggio, che è il magistero. Quindi nella Chiesa coloro che hanno il compito di rappresentare il pastore con la P maiuscola, che sono il Papa e i Vescovi, solo il Papa da solo, i Vescovi sempre tutti insieme e in comunione con il Papa, possono diramare alcune questioni e definire alcune questioni. È successo tante volte nel corso della storia, lo fanno in due modi. O quando si riunisce un concilio ecumenico, dove per esempio il grande concilio di Trento, d'accordo, l'ultimo concilio che si è stato fatto non è stato un concilio dogmatico, è stato un concilio, diciamo così, pastorale e disciplinare, quindi è stato un concilio un po' sui generis, ma i grandi concili, gli altri 20 concili della storia, sono stati quasi tutti concili dogmatici, d'accordo? Per cui voi sapete che il concilio di Trento fu fatto in reazione a Lutero. Lutero aveva stravolto completamente la fede, la fede cattolica. Aveva cominciato a dire che la messa è il ricordo dell'ultima cena, non c'è nessun sacrificio durante la messa, che quando devi fare la comunione Gesù non è veramente presente nell'Eucaristia, ma è presente in maniera simbolica, d'accordo? Che non serve che ti confessi, perché questo sei tutti quanti contenti, che basta che ti confessi davanti al Padre Eterno e che fai un bel atto di fede. Io credo che il sacrificio di Gesù sulla croce ha pagato tutte quante le mie colpe, e se è bello che perdona, bello, ma non è così purtroppo. Allora la Chiesa si è riunita, Papa e Vescovo, dicendo: questo nostro caro figliolo, che tra l'altro Lutero era un monaco agostiniano, era una persona intelligentissima, era una persona colta, d'accordo?
sta dicendo in giro queste cosette qui, siamo tutti d'accordo? Assolutamente no, non solo che non siamo d'accordo, chi va presso a questo sia scomunicato, e questo è il magistero. Dall'insieme di queste cose, quindi, che succede? Che da un certo punto della storia, ecco perché un conto è la Bibbia, un conto è il catechismo, cosa hanno fatto i papi principalmente? Dice, mettiamo un pochino d'ordine. Ci abbiamo la Bibbia, ci abbiamo la tradizione, ci abbiamo gli autori probati, ci abbiamo l'intervento autorevole di tanti pastori nel corso della storia, e quindi presentiamo la nostra fede, la nostra morale in maniera organica e ordinata, come fa Don Leonardo durante l'omelie. Sto scherzando chiaramente, no? Quindi con un capo e una coda. Quindi se voi aprite un catechismo oggi, per esempio il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, lo troverete messo in questo modo. La prima parte è un commento al credo, quindi qual è la nostra fede cattolica? In cosa, se tu sei cattolico, credi? Quindi, ci ho parlato il catechismo degli adulti, chi è Dio, come è fatto Dio, chi è l'uomo, cosa dice la rivelazione sull'uomo, che cos'è la Chiesa, cosa sono i sacramenti, a che servono i sacramenti, cosa c'è dopo la morte, cosa ci aspetta, eccetera, eccetera. Prima parte. Seconda parte, pandà in cielo, ci si va automaticamente o bisogna fare qualcosa per andarci in cielo? Bisogna fare qualcosa, e quindi ci stanno i sacramenti, seconda parte, i comandamenti, quindi la prima parte è la fede, la seconda parte è la morale, noi crediamo in questo, per raggiungere il fine della nostra vita, che è il paradiso, c'è questa via tracciata dai 10 comandamenti in tutte le loro diramazioni e articolazioni, seconda parte del catechismo. Terza parte del catechismo, c'è un piccolo problema. Voi avete tanta facilità nell'osservare i comandamenti, è facile raggiungere il paradiso, è facile osservare tutti i comandamenti, tutti e 10, sempre, dunque e comunque, non tanto. Allora il Signore ha donato a noi degli strumenti che ci servono per vivere, come si dice, in grazia di Dio. Terza parte del catechismo qual è? Cosa è che serve in grazia di Dio? I sacramenti, quindi escursus sui 7 sacramenti, e la vita di preghiera. Che cos'è la preghiera cristiana? Come i cristiani pregano? Quali sono le forme principali di preghiera? Capite? Però per arrivare da qui, quindi, concludendo, come faccio io oggi a fare le verifiche? Allora, non è possibile che il primo pinco pallino che si alza la mattina, ma chiunque sia, ve l'ho detto tante volte, fosse pure, perché ogni tanto c'è pure qualcuno vestito di rosso che se ne esce con qualche frase un pochino borderline, perché non è che il vestito rosso ti preserva automaticamente da qualche, capite? Noi ci abbiamo qualche volta, ci alziamo con una storta, no? Quindi abbiamo qualche, purtroppo siamo esseri umani, deboli e indifesi, per cui se te prende, se è andata al mare, questo studio di Roma, perché può essere che ci sia qualche spiaggia casta in qualche parte del mondo dove si può andare al mare anche uno vestito di rosso, può essere pure, o ci avrà una casa privata, quindi se prende un colpo di sole e dopo sto colpo di sole scrive o fa un'intervista e svalvola, cioè, non è che siccome c'ha il vestito rosso qualunque cosa dice, ipso facto è parola di Dio, capite? Chi l'ha detto questo qui? È parola di Dio se sta dentro il coro che abbiamo visto. Cioè, se quello che tu hai detto, se io lo vado, di che argomento hai parlato? Hai parlato del quarto comandamento? Forse, aprire catechismo? Tu hai detto questo, che c'è scritto qua? Mi sta bene. Tu hai detto questo, che c'è scritto qua? Scritto altro? Non mi sta bene neanche per niente. Caro uomo vestito di rosso, impara del catechismo, perché tu sei pure un principe della Chiesa, e chi ti sta a sentire è capace che sia fuorviato dai tuoi insegnamenti, può essere pure un principe della Chiesa. Guardate, non vi scandalizzate che nel corso, forse è meglio che questo non ve le racconto queste cose, quanto lo meglio che è meglio, ne sono successe tante nel corso della storia della Chiesa, capite? Quindi noi dobbiamo fare attenzione e non dobbiamo stupirci né scandalizzarci di questo fatto, perché questo accade anche nella nostra vita comune, d'accordo? Nessuno di noi ha, come dire, la scienza infusa e l'infallibilità automatica e acquisita. E è nostro obbligo grave andare a verificare, perché voi capite, se tu senti, specialmente, avete visto su internet ci sono delle cose che si chiamano bufale in italiano, o fake in inglese, ogni tanto sparano una cosa sul web, grossa, dice, ma sarà vero? Noi ci siamo. Bisogna andarla a verificare quella notizia, perché molte volte è una cosa completamente inventata, d'accordo? Quindi quando tu senti una cosa, tu sei obbligato a verificarla, specialmente quando è una cosa che ti suona strana, capite? Vi faccio un esempio, se un prete se ne esce che andare a messa la domenica non è peccato, tu non è che dici, che bello, finalmente mi ha detto così, quindi se non vado a messa non mi devo confessare, non puoi fare questo, dici, ma che è successo?
sarà veramente che sono pazienti tutti quanti, fammi andare a controllare, fammi parlare con un altro prete, fammelo chiedere al vescovo, fammi scrivere al papa, fammi fare qualcosa, insomma, perché è una cosa, non me la posso prendere. Ah, meno male, ha detto così, quindi da oggi in poi non vado a messa la domenica, l'estate mi è andata al mare, non mi devo manco confessare. Non so se questo vuol dire essere pastori del pastore, d'accordo? E noi dobbiamo, da canto nostro, verificare le informazioni che ci vengono date e vagliare anche i pastori. Non dovete, allora, i pastori non vanno giudicati, non bisogna parlarci male dietro, mai e per nessun motivo. Punto. E se si vede qualcosa che non funziona, bisogna pregare per loro, punto e basta. E se è opportuno, magari chiedere di fare due chiacchiere e chiedere qualche chiarimento, perché magari sono io che non ho capito bene qualcosa, oppure uno che dice, ma padre, ma che succede? Forse ho capito male, forse si è espresso male, eccetera, eccetera. Basta, d'accordo? Però io devo verificare, perché se tu ti affidi a un pastore sciagurato, sai che succede? Ho detto ieri sera che te manda la tua anima in pasta al lupo, e poi non puoi dire, ma quello faceva il pastore, ma scusate, no? Questo succede pure con gli avvocati, o no? Se uno c'è una causa, io vado alla prima zecca garbugli che trova, sono tutti super gli avvocati. Se ti viene un tumore, che fai? Vai dal primo segaossi che trovi, cioè chi se ne fa? Tanto qualcosa ne farà. Se ti viene un tumore, uno cerca, si informerà su chi è un chirurgo, un medico, ci capisce qualcosa, o no. Su queste cose non pensiate che ci sia, perché a volte c'è un'idea un pochettino, come dire, aurea, misterica, mistico. Dice, uno è vestito e quindi automaticamente, no. Ha dei doni, ha delle grazie, bisogna vedere come li usa, bisogna vedere se è all'altezza del compito che assume, se si è preparato bene. Io a tutti quanti i seminaristi che seguo dico, tu adesso che stai qua dentro, un cazzotto in testa che te lo faccio, dico, tu devi leggere tutto lo scibile cristiano possibile, tutti gli autori provati devi leggere tutti quanti, tutti i concili devi leggere tutti quanti, perché quando andrai dalla gente, la gente deve sentire quello che dice lo Padre Eterno, non quello che dici tu, e tu questo devi portare alle persone. E siccome il seminario c'è ancora un pochino di tempo per farlo, perché hanno un po' di tempo a disposizione, specialmente d'estate, che non devono andare al mare ma devono studiare i seminaristi d'estate, lo facciano, ecco, così quando poi saranno mandati alle folle ci saranno bravi pastori che non sono altro che strumenti dell'unico pastore, d'accordo? Perché nessuno di noi può essere né deve essere autoreferenziale, ma ha la ragione di essere nella misura in cui interpreta correttamente il pensiero dell'unico Signore e dell'unico Maestro. Chiediamo quindi sempre una Madonna che sostenga tutti i pastori e che aiuti anche tutti noi a camminare e ad avere l'intelligenza della fede per discernere, per informarci, per documentarci e per decidere quali strade e quali vie percorrere per il nostro bene. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.